Con l'ultima tappa del ballo debuttanti Stresa in Tour 2018 di Ape e VCO si è chiusa lunedì la festa di San Vito a Omegna che, come abbiamo già anticipato, ha raccolto un ottimo successo anche in questa edizione della patronale. Le debuttanti, come sempre, hanno sfilato sul palco di Piazza Salera, con loro anche i piccoli di Bambini in passerella. Ad aprire la serata la performance di Pole Dance, impeccabilmente eseguita da Daniela Migliorero e Nicolo Della, accompagnate dalla voce del tenore Gianmaria Ferraris. Si sono poi alternati momenti di canto e ballo, acrobazie anche per l'epilogo dello show. Nella sfilata finale passerella per tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della serata sulle note della marcia di Radeschi. A condurre la serata Giovanna Pratesi, presidente di Ape e VCO No Profit, insieme con Michela Beltrami e Davide Truscello. La presidente ha già dato l'appuntamento al tour estivo 2019 e ha ricordato che sono aperte le iscrizioni al ballo delle debuttanti di Stresa, che si terrà in primavera all'Hotel Regina Palace.